Ok, allora iniziamo qui la parte su quelli che qui sono definiti i protocolli di gestione di PI, quindi quella famiglia di protocolli che stanno a livello 3, quindi a livello di rete, che però servono per supportare l'IP e non per trasferire dati utente, diciamo. E in particolare inizia alcuni di questi protocolli che probabilmente avete già in qualche modo sentito barra usato, okay, che vedremo sono il protocollo ICMP, Internet Control Message Protocol, primo che vedremo, che serve sostanzialmente per trasferire messaggi di segnalazione o reportistica d'errore tra router e host, host e host, a livello 3 sempre. Il protocollo ARP, che è invece quel protocollo Address Resolution Protocol, che consente di assegnare, associare un indirizzo IP a un indirizzo MAC. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di inoltro MAC, scusate, di inoltro IP, abbiamo detto che l'IP si basa per inoltrare sulle tecnologie di livello sottostante, quindi sugli indirizzi MAC delle interfacce di rete. E abbiamo visto che tutte le volte che un dispositivo deve inoltrare un pacchetto IP, okay, quello che deve fare è andare a vedere a quale indirizzo MAC, verso quale indirizzo MAC inoltrare pacchetti IP che hanno un certo IP di destinazione. Ok? E se vi ricordate, avevamo detto che questo binding, questa corrispondenza tra indirizzo IP e indirizzo MAC era in qualche modo memorizzata in una tabella, okay, che dato un certo indirizzo IP diceva al router, all'host, usa questo indirizzo MAC di destinazione per raggiungere quell'indirizzo IP. Ok? E se vi ricordate, questa tabella abbiamo detto al tempo essere statica data da qualcuno. Ok? Questo qualcuno è il protocollo ARP, quindi il protocollo ARP è quello che mantiene dinamicamente fresca questa tabella di corrispondenza tra indirizzi IP e indirizzi MAC, okay? Che poi è usata dagli router e gli host per l'inoltro diretto o indiretto a seconda del caso. L'altro protocollo è, che vedremo, è il RARP, quindi il reverse ARP, l'ARP inverso, che serve per, diciamo così, lo scopo opposto, quindi dato un indirizzo MAC, scoprire quale indirizzo IP che viene assegnato, associato a quell'indirizzo MAC. E poi vedremo anche in questa parte del corso anche il DHCP, che è il Dynamic Host Configuration Protocol, che pur non essendo un protocollo di livello 3, perché è un protocollo applicativo, come vedremo, lo vediamo qui, quindi lo vediamo insieme con il livello 3, perché sostanzialmente è un protocollo che serve per la gestione dinamica degli indirizzi IP. Quindi, anche se nella pratica è collocato a livello applicativo, perché usa UDP, si appoggia su IP e così via, lo vediamo allo stesso livello di IP, perché sostanzialmente serve come supporto per il protocollo IP. Ok? Quindi questo è il piano per le prossime volte. Iniziamo con l'ICMP. Okay. Quanti di voi sanno cos'è, l'hanno visto, usato? Nessuno. Okay. Allora, l'ICMP è un protocollo di messaggistica, chiamiamolo così. È un simile WhatsApp tra non utenti finali ma entità IP. Okay. Quindi tra entità IP che si vogliono scambiare in qualche modo dei messaggi. Che tipi di messaggi si possono scambiare? Sono tipicamente messaggi non come WhatsApp, che sono in qualche modo liberi, ma sono messaggi codificati, quindi sono messaggi di errore o di reportistica sul, diciamo così, lo stato della connettività IP. I messaggi ICMP, quindi il contenuto di queste informazioni che si scambiano due entità IP di segnalazione, sono a loro volta contenuti dentro pacchetti IP.
Quindi ICMP logicamente è un protocollo, okay, che si appoggia sull'IP per lo scambio di informazione tra due entità ICMP stesse. Okay? Quindi a livello di stack protocollare ICMP sta sopra all'IP. Ricordo sempre che stare sopra significa che le PDU ICMP, i messaggi ICMP, sono incapsulati dentro pacchetti IP. Quindi i messaggi ICMP diventano payload di pacchetti IP. Ok? Quindi la domanda potrebbe essere, vabbè, perché allora non ce l'hai raccontato a livello di trasporto? Ok? Perché diciamo così, a livello logico ICMP usa IP esattamente come TCP, UDP o quant'altro. Ok? La risposta è perché non è un protocollo che serve per trasferire dati, per trasportare informazione, ma è un protocollo di messaggistica tra entità IP. Okay? Quindi è diciamo, storicamente raccontato insieme con l'IP perché è funzionale al protocollo IP stesso e non serve per trasferire in qualche modo informazioni. Okay? Chiaro? Quindi a livello pratico ho un messaggio ICMP che avrà il suo header e la sua sezione dati, il suo payload, che viene preso, incapsulato dentro un pacchetto IP, che avrà il suo header, quello che abbiamo visto nell'ora scorsa, e il suo payload, che diventa appunto il messaggio ICMP, e il tutto viaggia dentro una trama di livello 2 che dipende dalla tecnologia sottostante, quindi Ethernet, Wi-Fi o quello che è. Okay? Dentro l'IP, come abbiamo visto, il campo di protocol dell'header IP punta all'ICMP, quindi ogni pacchetto IP che contiene un messaggio ICMP ha un campo di protocol specifico che serve per indicare il fatto che il payload di quel pacchetto IP è in realtà un messaggio di segnalazione, un messaggio ICMP. Non è un messaggio dati, ma è un messaggio di segnalazione ICMP. Ok? Chiaro? Niente di nuovo. Ok, dicevo, questi messaggi sono codificati. Okay, quindi esiste una casistica di errori barra cose che possono essere segnalate dai CMP e questa casistica si distingue in due classi di messaggi. Okay? Esistono dei messaggi che si chiamano messaggi di error reporting che, come dice il nome stesso, sono dei messaggi generati presso entità IP che si accorgono di qualche tipo di errore, okay, che ha a che fare con la connettività IP in sé. Okay? Ad esempio, esistono, qui vedete listati alcuni messaggi di error reporting, quindi di reportistica d'errore. Alcuni di questi messaggi possono essere, ad esempio, il messaggio di destination unreachable, quindi un indirizzo IP per qualche motivo non è raggiungibile. Okay? Problemi nei parametri di un certo protocollo, time exceeded e così via. Vedremo alcuni esempi di questi messaggi di reportistica tra un secondo. Quello che vedete qua sopra è il formato tipo di un messaggio ICMP, quindi indipendentemente dal fatto che trasporti un messaggio di reportistica d'errore o un messaggio di query, okay, quello che vedete qui è quello che ci si aspetta esserci in un messaggio ICMP generico. Allora, questo messaggio ICMP ha due campi di 8 bit, che sono il campo di type e code, che sono generici, quindi sono presenti per tutti i tipi di messaggi, reportistica e querying, che specificano sostanzialmente il tipo di messaggio, okay? Quindi se si tratta di un, che ne so, destination unreachable tipo 3, source quench tipo 4 e così via, e il codice di quel messaggio. Quindi, come vedremo, dentro il messaggio di destination unreachable posso ad esempio specificare perché la destinazione non è raggiungibile, okay? E questo è codificato con il campo di code, okay? Poi il messaggio ICMP nel suo header ha un checksum esattamente come l'IP, okay? E poi ho un resto dell'header, una parte restante dell'header 32 bit che invece specifica per ciascun tipo di messaggio, quindi echo request, echo reply, come si dice, source quench e così via. Quindi la prima riga, okay, è generica a tutti i tipi di messaggi ICMP, la seconda, o meglio il secondo gruppo di bit, è specifico per ciascun messaggio. Okay? Quindi dicevo, prima tipologia di messaggi sono i messaggi di error reporting, okay? Sono generalmente messaggi monodirezionali, quindi
un'entità IP si accorge di un errore ed è quell'entità IP che invia questo messaggio indietro, ok? E generalmente il destinatario di questo messaggio di reportistica è la sorgente del pacchetto IP che ha generato l'errore, ok? Viceversa, esistono dei messaggi bidirezionali, okay, che sono quelli che vanno sotto il nome di messaggi di query o di richiesta, che hanno, diciamo così, sia una parte di richiesta che una parte di risposta. Okay? Quindi i messaggi di query generalmente servono per fare il testing, tra virgolette, della connettività IP. Quindi per verificare con un paradigma richiesta-risposta se, ad esempio, esiste un percorso IP aperto tra un indirizzo IP di sorgente e un indirizzo IP di destinazione. Ok? Alcuni di questi messaggi sono echo request, echo reply, più comuni, timestamp request, timestamp reply e così via. Ok? Vediamo alcuni esempi. Allora, partiamo con le funzionalità di error reporting. Ripeto, sono messaggi monodirezionali generati da chi si accorge dell'errore e diretti verso l'entità IP che ha generato il pacchetto, che ha generato l'errore. Ok? Come IP, anche ICMP non corregge errori. Ok? Quindi ICMP, esattamente come l'IP, si limita a riportare l'errore indietro, senza in qualche modo avere nessun meccanismo per, ad esempio, il recupero dell'errore, la correzione dell'errore o quant'altro. Ok? È solamente un protocollo di reportistica. Gli eventi di errore gestiti sono questi qui, destination unreachable e così via. Di questi ne vediamo 4, quindi quelli in grassetto. Source quench non lo vediamo perché, diciamo così, è meno usato rispetto agli altri. Ok? Tutti i messaggi di reportistica, quindi tutti questi 5, contengono, ok, oltre l'header che abbiamo visto nella slide di prima, anche l'header del pacchetto IP che ha generato l'errore, okay, e i suoi primi 8 byte. Quindi se un pacchetto IP arriva a un router e questo pacchetto IP per qualche motivo genera un errore, ad esempio il router non sa cosa farne, okay, allora il router genera un messaggio ICMP che torna indietro alla sorgente del pacchetto IP, e questo messaggio ICMP, che sarà un messaggio di destination unreachable, contiene nel suo payload anche l'header del pacchetto IP che ha generato l'errore e un pezzettino del suo payload, pezzettino del payload del pacchetto IP che ha generato quell'errore. Ok? Perché questo? Per in qualche modo dare modo alla sorgente del pacchetto IP di avere una visione più completa, okay, sul pacchetto IP che ha generato l'errore. Ok? Chiaro? Partiamo dal primo, che forse è quello più utilizzato. Dunque, il primo messaggio ICMP è il messaggio di destination unreachable. Okay. Questo messaggio ha un tipo 3, quindi qua in tutti i messaggi di ICMP destination unreachable ci sta scritto il numero 3. Il codice dipende dal motivo per cui la destinazione era non raggiungibile, va da 0 a 12. Poi al checksum, come per tutti i messaggi ICMP, i prossimi bit non sono usati, quindi non ha nient'altro nell'header. E nel payload ho l'header del pacchetto IP che ha generato l'errore, per cui cioè la destinazione non è raggiungibile, e anche i primi 64 bit, 8 byte del payload del pacchetto IP che ha generato l'errore. Ok? Chiaro? Quindi il campo di codice mi dice perché il router che ha ricevuto questo pacchetto IP non è stato in grado di raggiungere la destinazione. Ok? Chiaro a tutti? Quali sono alcuni codici, okay, più comuni? Network unreachable, ad esempio il router che ha ricevuto il pacchetto IP in questione non sa cosa farne, perché ad esempio, che ne so, ha una tabella di routing non consistente, quindi non sa come trattare il pacchetto IP destinato verso quell'indirizzo IP di destinazione, ok? Allora, se la rete è unreachable, quindi se il router non sa come trattare questo pacchetto IP, può generare un messaggio ICMP
codice 0 che torna indietro alla sorgente informazione per notificare alla sorgente che il router che sta trattando il pacchetto IP non sa che strada prendere, quindi non sa come inoltrare il pacchetto IP stesso. Ok? E qui vedete una serie di altri codici d'errore possibili. Ok? Protocol unreachable. Ad esempio, se un router o un host riceve un pacchetto IP, okay, che è destinato a un protocollo di livello superiore che non è supportato dall'host o dal router stesso, okay, vuol dire ancora una volta che il router o l'host stesso non sa come di fatto trattare il pacchetto IP in questione. Quindi la destinazione, che non è più una rete di destinazione ma è un protocollo di livello superiore specifico, non è nota, non è raggiungibile. Ok? Ancora una volta, messaggi UCMP destination unreachable con tipo 2, protocollo non raggiungibile. Ok? E così via. L'altro caso in cui può essere inviato un messaggio UCMP destination unreachable riguarda la frammentazione. Abbiamo detto, se un router riceve un pacchetto IP e questo router necessita di frammentare questo pacchetto IP, ma questo pacchetto IP ha il flag di do not fragment messo a 1, quindi non può frammentare il pacchetto IP, scarta questo pacchetto IP e può segnalare alla sorgente che ha dovuto scartare il pacchetto IP, quindi la destinazione non è raggiungibile, perché aveva bisogno di frammentare, okay, ma il flag era settato a 1. Ok? Quindi messaggio UCMP destination unreachable tipo 3 codice 4 destination unreachable perché dovevo frammentare e non ce l'ho fatta, non ho potuto, ok, e così via, chiaro? Quindi la combinazione tra tipo e codice mi dice sostanzialmente che tipo di messaggio di reportistica sto mandando via e perché la connettività IP è fallita, dove sostanzialmente è fallita la connettività IP. Ok? Chiaro? Secondo tipo di reportistica, messaggi CMP di time exceeded, tipo 11, codici 01, quindi questa volta ne ho solo due, diciamo così, ho una casistica di due messaggi di time exceeded disponibili. I messaggi di codice 0 sono generalmente inviati da router, i messaggi di time exceeded di codice 1 sono invece generati da host, le destinazioni finali. Okay? Quando parte un messaggio di time exceeded? Prendiamo il codice 0, quindi messaggi di time exceeded generati dai router. Trovo il puntatore. Scusate un attimo. Messaggi di time exceeded generati dai router, codice 0, tipo 11, codice 0. Okay? Un router genera un messaggio di time exceeded quando scade un time to live, quindi quando riceve un pacchetto il cui time to live è scaduto, okay? Di conseguenza il pacchetto non può essere più inoltrato, okay? E se succede questo, il router droppa il pacchetto, scarta il pacchetto e genera un messaggio di time to live, scusate, di time exceeded, inviato ancora una volta indietro alla sorgente del pacchetto il cui time to live è scaduto. Ok? Codice 1, time exceeded di codice 1, è invece generato da host, da destinazioni finali, e generalmente segnala tutti quei casi in cui a valle di frammentazione il ricevitore finale non ha ancora ricevuto tutti i frammenti di un pacchetto IP originale, okay, entro un certo lasso di tempo. Okay? Quindi qualcuno ha dovuto frammentare un pacchetto IP lungo la strada verso la destinazione, il ricevitore finale ha ricevuto alcuni frammenti ma non ancora tutti, okay, e sta aspettando da troppo tempo. Ok? Segnalo questa evenienza, il ricevitore l'entità IP finale segnala questo evento di errore con un messaggio di time exceeded codice 1 che sta a significare sto ancora aspettando frammenti di un pacchetto IP
che però non mi sono ancora arrivati e sto aspettando per troppo tempo. Ok? Chiaro? Domande? Altri messaggi di reportistica riguardano invece la congruenza di alcuni parametri del protocollo. Ok? Quindi, in tutti quei casi in cui un'entità IP ha ricevuto un pacchetto IP i cui campi, ad esempio, del header non sono congruenti tra di loro, ok? Che ne so, la lunghezza del header non è congruente con la lunghezza totale del pacchetto, ok? Perché magari, che ne so, sono state aggiunte delle opzioni la cui dimensione non è stata conteggiata nella dimensione del header, quindi c'è un qualche problema nei parametri del protocollo IP. Allora, chi, diciamo così, si accorge di questo problema, quindi chi leggendo l'header del pacchetto IP si accorge che il valore di qualche campo del suo header non è congruente con qualche altro campo, può generare un messaggio di ICMP parameter problem, di problema di parametro. Ancora una volta torna indietro alla sorgente del pacchetto IP che ha generato il problema, e questa volta, rispetto agli altri messaggi che abbiamo visto, include, okay, un campo che si chiama pointer, puntatore, che punta sostanzialmente al parametro nell'header del pacchetto IP che ha generato l'errore, ok? Quindi, che ne so, se il parametro critico è il valore di dimensione massima del pacchetto IP, allora dentro questo campo di pointer ci sarà un puntatore al parametro di dimensione massima del segmento del pacchetto IP che non è congruente con quanto aspettato. Ok? Codice 1 viene usato quando un'opzione non è implementata o ho qualche, diciamo così, magagna all'interno del campo di opzioni. Ok? Però generalmente quelli più usati sono questi, codice 0. Ok? Messaggio di redirect. Quindi facciamo una carrellata abbastanza veloce sul messaggio di redirect, viene usato per riportare non tanto errori quanto configurazioni non efficienti sulla connettività IP. Okay? Ve lo faccio vedere con un esempio pratico. Supponiamo che per qualche motivo, okay, questo dispositivo, questo host a destra, okay, debba inviare un pacchetto IP, invii un pacchetto IP destinato a questo host qui a sinistra, da, ok? Per un qualche motivo su questo host, okay, sia configurato un gateway, un default gateway uguale al router qui in basso a destra. Okay? Quindi per un qualche motivo tutti i pacchetti che escono da questo host vengono prima fatti passare di qui e poi verso la destinazione finale. Okay? Quindi è una misconfigurazione, okay? Non è un errore perché non ho, diciamo così, eventi di errore, però esiste una strada migliore. Okay? La strada migliore è quella verso il router qui a sinistra. Okay? Allora, se il router qui in basso a destra si accorge, okay, di questa misconfigurazione, può segnalare alla sorgente del traffico, quindi l'host qui in alto a destra, tramite un messaggio di redirect, okay, che esiste una strada migliore, quindi esiste un IP migliore da usare come default gateway, che sarà questo dispositivo qui a sinistra. Okay? Il messaggio di redirect, quindi a tipo 5, codice 03, perché ci sono diverse, diciamo così, casistiche, e rispetto agli altri messaggi specifica anche un indirizzo IP del default gateway migliore da usare per inviare traffico, diciamo così, verso cui inviare traffico in uscita. Ok? Chiaro? Domande? Dubbi? Ok, veniamo alle funzionalità di querying, quindi di diagnostica. Abbiamo visto esempi di reportistica. Succede qualcosa che non va bene, un errore, una misconfigurazione, ICMP reagisce inviando dei messaggi di reportistica. Okay? Poi sarà compito dell'amministratore di sistema o quant'altro riconfigurare le cose in maniera tale che tutto funzioni meglio, ok?
messaggi di querying o diagnostica sono quelli che vengono invece usati a real time sostanzialmente per fare il testing delle funzionalità di rete, okay? Quindi per verificare che la rete a livello IP si comporti come, diciamo così, si deve comportare, okay? Anche qui non ne vediamo tutti, quindi non vediamo tutti i messaggi di diagnostica possibili, ne vediamo alcuni, tipicamente le call request e questi altri due, perché ancora una volta sono quelli più, diciamo così, usati nella pratica. Allora, le funzionalità di eco, allora, come dicevo prima, i messaggi di diagnostica sono sempre richiesta risposta, quindi prevedono l'interazione tra chi fa la richiesta e chi, diciamo così, deve produrre una risposta. I primi messaggi di diagnostica di eco request e eco reply servono per testare la connettività a livello IP, okay? Quindi se un'entità IP vuole sapere se esiste un percorso a livello IP che gli consente di raggiungere un'entità IP destinazione, okay, può farlo senza dover inviare traffico dati preventivamente, lanciando una sessione di diagnostica eco request e eco reply, okay? Quindi creando dei messaggi di eco request, okay, ICMP, che vengono incapsulati dentro pacchetti IP, che se esiste un percorso a livello 3 tra la sorgente e la destinazione raggiungono la destinazione, e se la destinazione è disponibile risponde con un messaggio di eco reply. Ok? Chiaro? Quindi alla ricezione del messaggio di eco reply la sorgente, questa qui a sinistra, sa che esiste un percorso andata e ritorno verso un certo indirizzo IP di destinazione, ok? Che vuol dire che tutte le tabelle di routing di tutti i router tra la sorgente e la destinazione sono ben configurate, e inoltre può in qualche modo tirar fuori delle statistiche sui tempi di attraversamento, ok? Quindi quello che abbiamo chiamato round trip time o tempo di invio e di ricezione del riscontro, ok? Chiaro? Ripeto, senza dover generare traffico, usando semplicemente dei messaggi di segnalazione. Come sono fatti questi messaggi di eco? Request e reply hanno un tipo 0, 8, 0, seconda che si tratti di request o reply, non hanno codice, hanno sempre un checksum e hanno in più due campi che sono un campo di identifier, che è un campo scelto univocamente dal mittente dell'eco request, che identifica cioè la sessione eco request eco reply, e un sequence number che serve per distinguere ad esempio richieste successive da parte della stessa entità IP verso la stessa entità IP. Ok? Chiaro? Alcune implementazioni di questi messaggi hanno nel payload una stringa di dati arbitraria, okay, che serve, o meglio, che viene replicata nei messaggi di eco reply. Quindi il mittente all'interno del messaggio di eco request può inserire una stringa di dati qui arbitraria che il ricevitore deve in qualche modo replicare nei messaggi di eco reply. Questo per avere una corrispondenza ancora più forte tra l'eco request e l'eco reply che in qualche modo risponda a quell'eco request. Ok? Chiaro? Cosa mi servono queste cose? Ok? O meglio, dove sono usate nella pratica? Sono usate ad esempio in tutti quegli applicativi tipo il ping, okay, che vi consentono di testare connettività IP. Quanti di voi sanno cos'è ping? Tutti. Okay. Allora, ping è un applicativo che sta in tutti i sistemi operativi disponibili, che vi consente di, dato un indirizzo IP di destinazione, okay, verificare prima di dover inviare dati verso quell'IP di destinazione se quell'IP di destinazione è raggiungibile oppure no. Ancora una volta, raggiungibile significa se esiste un percorso ben configurato di router che sono in grado di trasportare traffico da dove vi trovate, quindi da dove eseguite ping, fino all'entità IP che corrisponde a quel
indirizzi IP di destinazione. Ok? Tutti questi applicativi si basano sullo scambio di messaggi di echo request e echo reply. Quindi tutte le volte che fate un ping, ok, almeno in sistemi Windows, l'applicativo ping genera dei messaggi CMP di echo request, ok, che sono destinati, li incapsula dentro a pacchetti IP destinati verso la destinazione che voi specificate qui, dopo il ping, li spara sull'interfaccia di rete, ok, e aspetta l'echo reply. Tutte le volte che riceve un echo reply, visualizza una riga di questo tipo, risposta dall'indirizzo IP che avete in qualche modo, come si dice, interrogato. Se è stata inserita una sequenza pseudocasuale nel messaggio di echo request, vi dice quanto è lunga questa sequenza, e in più misura il round trip time. Quindi in questo caso, ad esempio, mi dice che per raggiungere l'indirizzo IP 131.175.123.96 ho impiegato round trip, andata e ritorno, meno di 10 millisecondi. Quindi di fatto sono due IP, meglio, sono due dispositivi che sono molto vicini tra di loro in questo caso. Ok? Chiaro? In questo caso qui non genero un'unica sessione echo request echo reply, ma ho 1, 2, 3, 4 righe, il che vuol dire che tipicamente, per aumentare la statistica, okay, il ping ha generato 4 sessioni echo request echo reply, sorgente destinazione, okay, e di fatto poi avete anche qua sotto la, le informazioni mediate su queste 4 sessioni. Ok? È chiaro a tutti? Domande? L'applicativo ping è, diciamoci, i comandi utilizzabili con l'applicativo ping sono specifici del sistema operativo, però in tutti i sistemi operativi potete ad esempio specificare il numero di sessioni echo request echo reply da mettere in piedi, quindi da generare verso una certa destinazione, quindi quante righe sostanzialmente, quanti echo request generare, quanti echo reply ricevere, ok? Potete anche generare dei ping infiniti, quindi un numero infinito di ping, quindi echo request e così via, e avete una serie di altre opzioni con cui potete giocare con questi comandi di ping. Ok? Chiaro? Quindi il messaggio è: provate a diciamo così, accedere alla pagina di manuale del vostro, dell'implementazione di ping del vostro sistema operativo, e provate un attimo a giocare con questi comandi per conto vostro. Piccola osservazione: in molti casi, anzi in alcuni casi diciamo così, quando tentate di pingare, quindi di fare un ping verso un certo indirizzo IP, okay, non è detto che questo vi risponda, okay? E in molti casi questo non vuol dire che non c'è una strada IP verso quella destinazione, okay? Ma semplicemente che la destinazione finale non vuole rispondervi, okay? Secondo voi perché? Diciamo così, sicurezza in senso lato, cioè ping genera dei messaggi di richiesta e richiede dei messaggi di risposta, ok? Quindi se fossi malizioso potrei generare, potrei mettere in piedi una batteria di script che genera un'infinità di ping uno dietro l'altro verso lo stesso server di Google, ok? E se questo server di Google è costretto a rispondermi a tutti i ping, tutti i echo request, di fatto si siede, ok? Attacco di denial of service. Quindi molti servizi filtrano, tagliano i messaggi di ping, tagliano i messaggi di echo request più che di ping, ok? Quindi fate un po' di prove e vedete quali sono i servizi, okay, che sono più protetti e quelli che sono meno protetti. Ma il DOS come sistema protettivo vuol dire denial of service? Come? DOS, no, no, no. Si chiamano attacchi DOS, ma non ha niente a che fare con il DOS sistema operativo. Ok? Ok.
che ne so, proviamo a fare un... proviamo a fare un esperimento, vediamo se riusciamo a pingare qualcuno. Allora, prendiamo, proviamo a pingare un sito di Google, ok? Qual è l'indirizzo IP di un... 8.8.8.8. Non lo so, proviamo a fare un NS lookup su www.google.com. Ok, io ho questo 216.58.213.4. Okay, quindi quello è l'indirizzo IP di Google. In realtà il ping funziona anche con i nomi simbolici. Ok, proviamo a pingare Google 216, cos'è? 58 213 4. Mi dice: oh, sto inviando una sequenza di 56 data bytes, però nessuno mi risponde. Ok, quindi giustamente il server di Google se ne infischia e dice: ma figurati se ti rispondo, perché se ti... già devo fare un sacco di altra roba, quindi ricevere richieste da tutti, se mi metto a rispondere a te non ce la faccio. Ok, in realtà vedo qui ad esempio che il server DNS che mi ha dato l'informazione, ok, di chi sia, di quale sia l'indirizzo IP di Google, è questo 172.25.1.1. proviamo a pingare lui. 172 25 1 1. Secondo voi funziona o no? Questo funziona. Ok, quindi lui mi sta dicendo: mi stai mandando una sequenza di 56 data bytes, ti rispondo con una sequenza di 64 data byte. Il numero di sequenze CMP cresce, ok? Quindi in realtà sto continuando a pingarlo, il time to live è questo qui e il, come si dice, il tempo di risposta, quindi il round trip, è questo qua, quindi varia a seconda della sessione eco request e eco reply, da 4 millisecondi in su. Quindi tipicamente questo server qui è un server che sta in qualche modo nella rete del Politecnico, quindi molto vicino a me. Ok? Chiaro? Funziona? Può essere. Lui dice: vabbè, funziona perché probabilmente filtra il traffico eco request in ingresso sulla base degli indirizzi IP che vede. Quindi se tu pinghi Google da un sito IP, da un indirizzo IP pubblico, ok, allora magari ti risponde. Se invece lo pinghi da dentro qui, quindi esci con un indirizzo IP, diciamo così, privato, interno, e poi filtrato in NAT, probabilmente non ti risponde. Cioè può essere che Google implementi delle regole sulla risposta ai ping sulla base di chi lo sta interrogando. Ok? Ok, l'altra cosa che possiamo fare è vedere che faccia hanno i messaggi CMP in una traccia su Wireshark. Quindi apriamo questa traccia di Wireshark, che dovrebbe essere sul sito web, anzi è sul sito web, quindi magari fatelo anche voi. Come si chiama? ICMP Ethereal Trace 1. Si vede qualcosa, no? Vabbè, questa traccia qui è una traccia ICMP file
È una traccia in cui ho catturato diverse sessioni ping, ok? Quindi lasciando perdere i primi due pacchetti che hanno a che fare con l'ARP di cui parliamo più avanti, quello che vedete da qui in avanti, ok, è una sessione ping, eco request, eco reply, che parte dagli indirizzi IP192.168.1.101 verso un indirizzo IP143.89.14.34, ok? Quindi Wireshark vi dice ancora una volta indirizzo IP di sorgente, tempo assoluto, indirizzo IP di sorgente, destinazione, il protocollo, in questo caso ICMP, e informazione sintetica su cosa sta succedendo. Quindi ad esempio in questo caso sto inviando un echo request ping, il cui ID, i numeri di sequenza sono questi qui di fianco, con una sequenza pseudo casuale di 74 byte, ok? Quindi se apriamo ancora una volta il nostro messaggio di ping, di echo request, ok, e guardiamo il contenuto degli header dentro questa finestra, come vediamo ci stanno 1, 2, 3, 4 livelli. Il livello più alto, che in Wireshark è quello più in basso, è l'ICMP, quindi questo qui è un messaggio ICMP, è incapsulato dentro IP, che è incapsulato dentro Ethernet e viaggia sul canale sotto forma di trama Ethernet. Okay? Quindi se apriamo l'header dell'ICMP, ci dà il tipo 8 un echo request, codice 0 echo request, mi dà il contenuto del checksum, mi dice qual è l'identificativo e il sequence number. Ok? Vi ricordo, l'identificativo è univoco per ogni sessione echo request echo reply. Il sequence number misura qual è il numero di echo request in serie che sono state inviate verso quel indirizzo di destinazione. Ok? Chiaro? E poi in questo caso ho anche una parte di dati di 32 byte, che è quella sequenza pseudo casuale che viene replicata dal ricevitore. Okay? Vediamo cosa ci chiedeva la slide. Ci chiedeva: controlliamo indirizzi IP, numeri di porta. Perché non ci sono numeri di porta? È banale, perché non c'è nessun tipo di protocollo applicativo. Okay? Quindi si ferma al ICMP. Quali sono i valori del campo? Quali valori del campo identifier e sequence number hanno i pacchetti della sequenza? Allora, abbiamo detto, il valore identificativo è 512, il valore identificativo è 512, il valore di numero di sequenza è 26, quello che è, ok? E se prendiamo l'echo reply dovremmo vedere che il messaggio di echo reply, eccolo qua, ha lo stesso identificativo, ok, e lo stesso numero di sequenza, perché è l'echo reply che risponde al primo echo request di quella sessione. Ok? Consideriamo una coppia ICMP request reply, come variano i campi di type e code, ok, come variano i campi di identifier e sequence number. Ovviamente il campo di type varia da echo request, che è 8, okay, a echo reply, che è 0. Okay. Il campo di codice non dovrebbe variare, perché entrambi hanno codice 0, per definizione. E poi quello che succede è che se vado a vedere echo reply, echo request successivi, quindi questo è il primo, ha un numero di sequenza, prendiamolo in little endian, che è 359, BLE sta per big endian e little endian, che è la codifica, il modo in cui vengono scritti i bit dentro i campi specifici. Okay? Quindi questo è un 359, se guardo il prossimo dovrebbe essere un 360, okay, e così via. Quindi i numeri di sequenza per la stessa sessione vengono in qualche modo incrementati ad ogni volta. Okay? Tutti questi messaggi di echo request e echo reply sono incapsulati dentro pacchetti IP. Okay, quindi se vado a vedere l'header IP dell'echo request
ho tutti i campi che abbiamo visto prima, quindi ho IP versione 4, lunghezza del ladder 20 byte, non ho opzioni, il campo di SCP e così via non ci interessa, total length è la dimensione totale, quindi 20 più i byte del messaggio CMP che è contenuto lì. Il campo di protocollo punta all'ICMP, ok? Quindi campo di protocollo è 1 e punta, mi dice che sopra, meglio, che dentro il pelo del pacchetto IP ci sta il messaggio ICMP, un messaggio ICMP, ok? Ho un checksum, l'indirizzo di sorgente è il mio, l'indirizzo di destinazione è quello che voglio in qualche modo controllare tramite ICMP e così via, ok? È chiaro a tutti? Domande? Cos'altro posso fare con i messaggi? Posso, ad esempio, non solo controllare se una destinazione è raggiungibile oppure no a livello IP, ma ad esempio posso ottenere tutto il percorso che un pacchetto IP da una sorgente a una destinazione effettua, quindi tutta la lista di router, okay, che sono attraversati da un pacchetto IP. Okay? Le applicazioni, o meglio, l'applicazione che supporta questa funzionalità è TraceRoot o TraceRT o similare a seconda del sistema operativo, okay? La sintassi è TraceRoot, okay? Nome simbolico o indirizzo IP della destinazione che volete in qualche modo ottenere, e quello che il comando di TraceRoot vi restituisce è sostanzialmente tutta la lista di indirizzi IP o nomi simbolici che sono attraversati da traffico IP che è destinato a quella destinazione finale. Quindi ad esempio in questo caso il comando di TraceRoot mi sta dicendo che per raggiungere il sito web www.ietf.org, okay, attraverso un router che è il 192.168.0.1, poi il secondo router è il 172.31.9.101, il terzo e così via, fino ad arrivare alla destinazione finale, okay, che è da qualche parte qui sotto, 104.20.1.85. Okay? Quindi oltre a dirmi ok, arrivi a destinazione, mi dice anche quali sono tutti i router che in qualche modo sto attraversando. Okay? E per ciascuno di questi mi dà anche delle statistiche sul round trip, quindi su quanto tempo impiego per raggiungere il primo router, il secondo router, il terzo router e così via. Ok? Come faccio a implementare una cosa di questo tipo? Ci sono due modi, ok? Windows, quindi i sistemi operativi Windows usano i CMP, quindi quello che vi ho raccontato, ok? E il modo è questo qua. Uso messaggi di echo request, quindi uso gli stessi messaggi del ping, però questa volta uso messaggi di echo request in cui il time to live del pacchetto IP che trasporta questi messaggi viene incrementato di volta in volta a partire da 1 fino a più infinito. Okay? Il concetto qual è? Il primo messaggio di echo request verso la destinazione finale avrà time to live messo a 1, il che vuol dire che il messaggio di echo request viene incapsulato dentro un pacchetto IP con time to live 1, il che vuol dire che arriva al primo router, il primo router decrementa il time to live va a 0, okay? Il pacchetto IP non è destinato lì, errore. Okay? Quindi il router genera un messaggio di time exceeded, reportistica ICMP time exceeded. Okay? Quando questo messaggio di time exceeded torna alla sorgente del pacchetto IP che ha generato errore, la sorgente sa che il primo router sulla strada verso la destinazione finale è quello che gli ha mandato il messaggio di time exceeded e può calcolarsi quei tempi di round trip che dicevamo prima. Okay? E così via. Quindi il secondo messaggio di echo request a time to live 2, il che vuol dire che andrà a morire al secondo router verso la destinazione finale, sarà lui che genera questa volta il messaggio di time exceeded che torna indietro,
alla ricezione del quale la sorgente saprà che il secondo router è questo signore qui, può essere raggiunto con un certo in un certo tempo e così via, ok? Fino a che incrementi il time to live all'interno dei messaggi di CMP e call request di un passo alla volta, fino a che non arriva alla destinazione finale, il che vuol dire che in ultima istanza riceverò di fatto un messaggio di eco reply. Quindi la destinazione finale mi risponderà con un messaggio di eco reply dicendomi fantastico, mi hai raggiunto, ok? E quindi saprò esattamente anche quanto tempo impiego a raggiungere la destinazione finale. Ok? È chiaro? Tutto chiaro? Come dicevo prima, questa cosa che vi ho raccontato è il modo in cui Traceroute è implementato nei sistemi operativi Windows-like, Windows, ovviamente. In realtà la stessa cosa si può fare anche senza ICMP, usando non ICMP, okay, ma altro. Ad esempio, l'applicativo Traceroute che gira su Mac o sistemi Unix-based, sostanzialmente, non usa gli echo request, okay, ma usa dei segmenti UDP. Okay? Quindi tipicamente crea dei segmenti UDP che mette dentro pacchetti IP, okay, il cui TTL viene sempre decrementato di volta in volta, okay? Quindi il gioco è sempre lo stesso, con la differenza che il messaggio che va, okay, non è più un messaggio di echo request, ma è un segmento UDP che sta dentro a un pacchetto IP con TTL via via decrescente. Ok? Chiaro a tutti? Domande? Dubbi? Va bene, direi che ci possiamo fermare qua. Domani perdiamo un po' di tempo a analizzare un po' di tracce su ICMP e così via, quindi andiamo più nel dettaglio di come funziona ICMP e poi andiamo avanti con gli altri protocolli, ok? Io a caso ho provato a fare un client server che fa ping con l'UDP, no? Che appunto ho